Dal 3 giugno al 10 luglio si susseguiranno le iniziative legate alla 38esima edizione del Premio Flaiano per la letteratura, il teatro, la televisione e la radio. Come sempre le manifestazioni si svolgeranno nel Teatro D'Annunzio, l'Auditorium De Cecco ed il Media Museum, nel ricordo del grande scrittore pescarese Ennio Flaiano, che il premio celebra con eventi che esaltano la produzione e la divulgazione di fatti letterari, teatrali, cinematografici e televisivi. Nel lungo elenco dei premiati, ogni edizione ha avuto nomi d'eccellenza, come il poeta irlandese Seamus Heaney, Roberto Saviano o Alberto Sordi. Nel corso di un incontro promosso dal fondatore del premio, Edoardo Tiboni, sono stati presentati i nomi dei vincitori del premio Narrativa. Sono Margaret Mazzantini con Nessuno si salva da solo per Mondadori, Aurelio Picca, Se la fortuna è nostra, edito da Rizzoli, Sandro Veronesi con XY, edito da Fandango. Sabato 9 luglio la giuria dei cosiddetti 200 sceglierà chi dei tre autori assegnare il Super Flaiano. I componenti della giuria sono Jacqueline Risset, presidente, Giuseppe Conte, Antonio Agnoli, Dante Arnaldo Marianacci, Renato Minore, Walter Pedullà, Giuseppe Rosato, Lucilla Sergiacomo ed Edoardo Tiboni. Molto rilievo sarà dato quest'anno ai settori della televisione e della cinematografia, e questo per coinvolgere maggiormente il pubblico giovanile. Ricordiamo anche che la narrativa compone la sezione letteratura insieme all'italianistica, mentre le ristrettezze economiche non consentiranno più di assegnare i premi di cultura, satira e poesia. Tuttavia, tranquillizza Edoardo Tiboni, il livello della manifestazione sarà certamente alto grazie al contributo di istituzioni pubbliche, soprattutto il comune, e privati.